Dal 5 al 10 ottobre è tornata in Italia EMO, la mondiale itinerante dedicata al mondo della lavorazione dei metalli, alternativamente ospitata con cadenza triennale da Hannover e Milano. Macchine per costruire il futuro, soluzioni d'avanguardia che permettono di realizzare ciò che l'uomo ha immaginato. Tecnologie da cui dipende il miglioramento della qualità della vita. 1600 imprese provenienti da 42 paesi nei settori che vanno dall'automotive all'aerospace, dall'elettrodomestico alla meccanica generale, dall'energia al biomedicale. EMO Milano 2015. Macchine per costruire il futuro. Qua abbiamo due importanti novità. Una è un robot che ha una visione tridimensionale con uno scanner multilama. La novità è il tempo di acquisizione dell'immagine in tridimensionale, cioè in meno di 5 secondi il robot riesce ad avere la percezione dei componenti nella cassa, dei bordi della cassa, calcolare le traiettorie di uscita ed eseguire la missione. Quindi è un robot che ha la percezione del mondo in tridimensionale e autogenera le traiettorie, quindi non è più un robot programmato dall'uomo, ma è un robot che si autoprogramma. L'intelligenza artificiale che comincia a entrare nell'azienda. La seconda grande novità, e questa sarà una rivoluzione nei prossimi anni, è il primo robot collaborativo Kawasaki. Collaborativo vuol dire che il robot lavora assieme agli operatori, quindi fianco a fianco, collaborando con gli operatori, senza più bisogno di protezioni perimetrali, di gabbie e così via. Come si vede, il controllore è un carrello con una maniglia, si può facilmente portare nella postazione operativa, programmare con un iPhone, con un terminale Android e anche con la sensorialità visiva, tattile, con sensori di forza integrati, riesce a eseguire la missione. La riprogrammazione sarà immediata e brevissima e questo robot cambierà il rapporto della produzione con la robotica. La robotica diventerà qualcosa di flessibile, di modulare, a contatto con gli operatori. È la prossima rivoluzione industriale.